È solo un secondo per ringraziare la squadra. È un discorso che volevo fare dopo la regina, perché per noi era fondamentale raggiungere l'obiettivo dei 50 punti. Lo abbiamo fatto, secondo me, con tempi importanti, e quindi era un motivo per ringraziare il mister, tutto lo staff e tutti i ragazzi che hanno fatto, secondo me, una cosa importante. Poi, detto questo, devo dirti anche quello che penso, perché l'ho detto prima di tutto ai ragazzi, che questo era un nostro dovere farlo, perché se non avessimo fatto una cosa del genere sarebbe stato un fallimento. Ora la realtà è un'altra. Siccome io ho delle sensazioni, nel senso che stiamo vivendo tutti un'annata importante, ma non c'è un clima che trascina, non c'è delle sensazioni che l'anno scorso io ho provato, specialmente alla fine, quando c'è stato il playoff e tutto, quelle sensazioni di aver smosso veramente un qualcosa di importante, perché in due giorni si vendeva biglietti, c'era veramente un qualcosa, un'onda che trascinava tutti in modo entusiastico. E ora non c'è, e sicuramente questo è un problema che deriva da noi, che siamo poi quelli che si deve fare questo. Nel senso, noi ora abbiamo un obbligo, cercare di andare in Serie A. Quindi è inutile nascondersi le responsabilità, non responsabilità. Le responsabilità fanno parte di chi dirige, fanno parte di chi allena, fanno parte di chi gioca. Quindi è normale, noi, come il Crotone, come l'Avellino, come tutti, poi ci si nasconde dietro, ma a me mi basta arrivare terzo, a me mi basta arrivare quarto, sono tutte mischiarate. Quindi il messaggio che deve passare forte a tutti, agli sportivi, a tutti che le vogliono bene all'Empoli, che questa è un'occasione che può darsi nella vita non ci possa più neanche ricapitare. Perché il calcio è difficile da gestire, perché il calcio comunque sia, è un'azienda che per un posto come Empoli non è facile poter riorganizzare tutti gli anni delle programmazioni che ci possono consentire di stare dove siamo ora. E quindi dico a tutti, prima di tutto a noi stessi, che siamo noi quelli che si deve trascinare gli altri, ma a tutti, cerchiamo di vivere queste 11 finali come qualcosa di straordinario, come qualcosa che ci può cambiare sportivamente la vita a tutti, a me, al mister, ai ragazzi, a voi giornalisti, a tutti gli sportivi, perché partecipare a queste 11 finali potrebbe darci una gioia incredibile. E noi abbiamo l'obbligo di giocarla fino alla fine per andare in Serie A. Cercare di arrivare in tutti i modi secondi, se non ci si fa arrivare secondi, arrivare ai playoff e vincere i playoff, ma se noi riusciremo a fare questo abbiamo fatto qualcosa di importante, e dall'importante diventa straordinario. Se no sarà stata una buona annata, ma nessuno di noi rimarrà nella storia, nessuno di noi sarà un personaggio che comunque sia avrà scritto la storia di questa squadra. Siccome bisogna cercare di farlo, bisogna a tutti i modi cercare di cambiare questa situazione che si sta creando, di vivere serenamente, vivere bene, tutto a posto, si è fatto bene, si è fatto bene, si è fatto bene un po' di... Non parliamo male, se no poi c'è già stato un problema del mister. Non si è fatto bene niente, si è fatto il nostro dovere. Finora non si è fatto il nostro dovere, perché avevamo nel nostro DNA di sapere che di mantenere la categoria, perché per noi la categoria vuol dire vivere. Ora dobbiamo fare qualcosa di straordinario, non ci dobbiamo nascondere dietro a niente, dobbiamo trasmettere alla gente questa voglia di questa impresa, perché anche questa è una cosa che secondo me se si continua a parlare sempre, discorsi, ma noi basta salvarsi, no, salvarsi non ci basta, salvarsi è obbligatorio se si vuole che l'Empoli vada avanti. Il resto è tutto qualcosa che noi dobbiamo fare, perché lo dobbiamo fare, perché questo può cambiare veramente sportivamente la vita a tutti. Quindi noi siamo concentrati in questo, queste cose si sono dette anche dopo Varese con i ragazzi, quindi basta levarsi la maschera, discorsi o discorsi, tutti insieme dobbiamo cercare, e Dio tutti insieme dobbiamo cercare di vincere questo campionato, perché questa squadra ha fatto cose importanti, è seconda, minimo è stata seconda in questo campionato, è sempre stata dentro la promozione, ma non ho la percezione che avevo l'anno scorso dell'entusiasmo scaturito dalla squadra che l'anno scorso invece c'era. Ti posso interrompere, Marcello, perdonami. Questa sensazione deriva da un aspetto, un ambiente esterno? No. Ti riferisci a un qualcosa? Ma io ho detto, guarda, io sono cose, io ho detto anche ai ragazzi dopo Varese, gli ho parlato in modo chiaro, ero veramente incavolato perché per l'ennesima volta siamo rimasti in 10, e questo è un altro sintomo che non esiste, e non per colpa degli arbitri ma per colpa dei nostri atteggiamenti.
perché gli arbitri non hanno inciso assolutamente, è un altro alibi che si trovano le persone deboli di quella degli arbitri, perché per me gli arbitri andare in fondo danno e prendono in base a quello che poi la squadra riesce a dare, perché poi in fondo al campionato, ragazzi, la prima che vince, perché doveva arrivare prima, la seconda doveva arrivare seconda, la terza doveva arrivare terza, quindi l'arbitro eccedente siamo stati noi che abbiamo gestito male certe difficoltà che le partite danno. Siccome è un sintomo anche questo, perché se te vai sotto e c'è una partita difficile, un po' sporca, un po' che è, e noi c'ha delle reazioni non giuste, quindi è un altro sintomo che questo non può portare entusiasmo. Allora, dall'esterno noi siamo sereni perché ci hanno sempre fatto lavorare tranquillamente. Io ripeto sempre, per noi il vero attaccamento all'Empoli è stato quando eravamo ultimi in classifica e lì poteva succedere anche di tutto, invece se abbiamo potuto lavorare, il mister ha potuto lavorare, ha potuto fare tutto quello che da altre parti non avrebbe potuto fare, quindi il vero tifoso dell'Empoli è stato lì. Ora sta a noi riuscire a riemozionare la gente, perché se non c'è questo clima entusiasta vuol dire che in questo momento le emozioni non sono forti. Allora noi le emozioni dobbiamo riportarle a essere forti, come cercando di vincere il campionato e passando questo messaggio a tutti. Tutti devono venire qui sperando di darci una mano, come che se un ragazzo sbaglia un passaggio, sbaglia uno stop, ci deve essere un applauso, perché quello poi genera un meccanismo di entusiasmo, perché la squadra nostra ha delle qualità ma anche dei difetti, perché non abbiamo giocatori anche in determinati ruoli vecchi, un grande esperienza, tutto detto. Quindi avere questa forza di poterli trasmettere serenità ci dà dei vantaggi. Cerchiamo di partecipare tutti a questa cosa e può essere una cosa straordinaria, per dire io c'ero, io insieme ai ragazzi dobbiamo cercare in tutti i modi di arrivare in fondo e di vincere il campionato. Quindi li ringrazio perché hanno fatto il loro dovere, ma d'ora in poi il loro dovere non basta più, bisogna fare qualcosa di importante. Questo è quello che volevo dire e quello che ho detto. Finora no, comunque anche i ministri anche stavano tenendo un profilo anche giustamente basso, no? Della cosa. No, ma guarda, il profilo basso è stato tenuto perché, credetemi, la verità è che per salvarsi è roba dura. In B, fra salvarsi e lottare per retrocedere, la differenza è, e finché non ce l'hai in mano hai sempre la paura di non farcela, va bene? Ma siccome questa cosa è stata fatta in modo fortunatamente veloce, in B può iniziare un altro campionato. Tutti quelli che dicono ma no, ma mi basta playoff, sono tutti bischerati, perché poi siamo tutti a giocarsela, cioè fra arrivare a playoff e arrivare a secondo ci sta che ci manchi 3 punti, 4 punti, e che si fa? Io devo cercare di arrivare a quarto, se sono terzo la devo perdere una partita, cioè si tira tutti e arriva a secondi. Crotone, l'Avellino, il Lanciano, i Trapani, il Brescia in A40. Perché? Perché quella è un'occasione che ti dà straordinaria di vivere poi un'emozione incredibile. Quindi, levata la salvezza, ora bisogna prendersi le nostre responsabilità, che sono quelle di cercare. Se poi non ce la faremo, vuol dire che siamo stati bravi fino a un certo punto, ma non siamo stati molto bravi a riuscire a ottenere qualcosa, che ci è mancato qualcosa. Quindi, io, l'allenatore, i collaboratori, i ragazzi, ora dimostreremo se siamo gente che ci meritiamo di andare in Serie A o seppure siamo gente che ci meritiamo di stare in Serie B. Ecco, però non pensi che questo entusiasmo sarebbe stato forse già contagioso dopo una mossa a gennaio che invece non è stata fatta? Questo è un problema diverso. A gennaio, secondo me, la società, vedi, te lo sai, insomma, c'hai capelli bianchi, certo, come fra un po' io ce l'ho anch'io, perché certo, purtroppo non sono più dei ragazzini. La gente non si può illudere, bisogna dirgli le cose come stanno sempre. Se l'Empoli, per come è strutturata, pensa di poter programmare le cose dicendo che io in un anno voglio vincere il campionato, per far questo bisogna avere la possibilità di dire quanto ci sa, 6-7 milioni da investire, come ha fatto delle squadre. Posso portare il Roma, lo Spezia, il Palermo, che poi qualcuno la sta soffrendo anche più di noi, perché poi non è neanche matematico. L'abbiamo fatta anche noi 4-5 anni fa. Bravo, che forse è stata forse l'unico vero errore che si è fatto nella storia dell'Empoli. Ma il problema vero qual è? Noi abbiamo le nostre caratteristiche, siamo una società che se in fondo all'anno 2 più 2 non fa 4, può fa 4 e 2, ma se non fa 4 siamo in grande rischio. Quindi noi non avevamo a gennaio la possibilità economica di migliorare un gruppo già forte, perché poi migliorare per migliorare bisognava prendere un giocatore forte e non c'era le condizioni economiche per poterlo fare. C'è stato un discorso interaiato, perché non mi nascondo dietro niente, perché si pensava si potesse venire fuori mettendo, diciamo, come si può dire, il nostro è come una boutique, no? Uno metteva il materiale che aveva,
non avevamo soldi, potevamo mettere quelle che avevamo. Poteva incastrarsi una cosa perché c'era un interessamento per un giocatore per noi importante, poi non si è fatto perché poi il giocatore ha rifiutato e quindi non c'era Mario di niente. Noi non potevamo fare altro perché disponibilità economica per potersi muovere non ce n'erano. E non ce ne saranno mai a Empoli, perché se l'Empoli riesce a mantenere quello che sta facendo per altri anni in Serie B, secondo me fa un miracolo fuori dal normale, perché te parti tutti gli anni dovendo trovare 4-5 milioni per fare il campionato, e questo lo fai solo tramite il mercato, perché è normale, è la storia di questa società, da tempi del Bini, da tempi del... quindi non dico niente di nuovo, e anche questo è giusto che tutti siamo partecipi a questo, perché non è che l'Empoli di tutti è di Fabrizio Corsi perché è il suo, ma poi fondamentalmente è degli sportivi. E quindi noi quest'anno finisce sicuramente un ciclo, quest'anno comunque vada, finisce un ciclo, se siamo bravi a fare qualcosa di straordinario magari può continuare, anche perché l'avventura può essere un qualcosa che trascina tutti e si può andare avanti. Se l'Empoli rimane lì bisogna azzerare tutto, cambiare il più possibile, perché comunque sia il ciclo è finito, perché comunque sia i giocatori poi dopo un po' non ti danno più neanche quello, perché è la storia nostra, tutte le volte si è fatte le forzature, si è fatto della confusione, e l'Empoli deve ripartire il prossimo anno con una squadra giovane, pimpante, per cercare di fare un buon campionato e salvarsi. Questa è la storia. E c'è poi Antonio, quello dici te, è capibile da parte del tifoso, dice ma siamo lì, magari si poteva fare il forzo, noi non si può essere questo. Devono fare tutto. No. Ma questa è una cosa, ma io posso essere anche vittima anche nei miei confronti, ma ti ripeto, la responsabilità nostra, io quando sento dire meno responsabilità sai meglio è, mi sembra un discorso che non... ognuno in base a quello che è il suo ruolo deve avere le sue responsabilità, è normale, se uno fa l'allenatore deve avere le responsabilità di gestire la squadra, di prendere le critiche quando se non vanno bene, perché il cambio lo deve fare prima, perché i giochi, ma questo fa parte del nostro ruolo. Il direttore sportivo deve avere le critiche perché la squadra la fa, le scelte se le ho fatte tutte io, quindi le responsabilità vanno prese, però va detto anche loro stanno. Se io ho la possibilità di avere un budget, dici c'hai 10 milioni da spendere, ne spendo 9 e mezzo, e dici ma come l'hai spesi? L'Empoli non può essere questo, perché se l'Empoli fosse questo, forse sarebbe anche, può darsi che si può fare anche più sbagli, perché di solito quando si spende tanto, l'abbiamo dimostrato l'anno che magari si pensava avere soldi, e forse l'anno e forse tecnicamente si è fatto più errori, con anni fatti senza soldi in modo straordinario, quindi non c'è neanche un motivo per pensare che può darsi, Antonio, che un innesto in porta, a difesa, all'attacco e in più per dare una mano a questi ragazzi ci avrebbe dato una mano, ma non eravamo in condizione di poterlo fare. Senti Marcello, voi internamente guardandovi negli occhi, perché poi sì, tu giustamente chiami alle armi tra virgolette, no, ma le armi, io chiamo a vivere un'emozione, no, certo, cioè però... qui non c'è appelli niente, cioè se si riesce tutti insieme a venire allo stadio a emozionarsi, a cercare di vivere, sono convinto che si avvantaggia. È successo nell'Empoli di Spalletti, è successo nell'Empoli di Soma, a un certo punto ha dato perché si era partito per salvarsi, Silvio Baldini c'era delle emozioni, l'anno scorso è successo in modo incredibile perché l'ultimo mese è stato straordinario, si è rivisto delle emozioni, certo, incredibili, venduti i biglietti, ha aperto il settore dello stadio ed è trascinante, ed è una cosa che comunque sia ti fa passare anche i momenti negativi in scioltezza. In questo momento questa cosa via Empoli non c'è. Tu ti sei dato una risposta su questo? Non lo so, ti ripeto, io la risposta me la do prima a me stesso, io non vengo mai a chiedere, no, perché si sta parlando di una squadra, Marcello, io infatti vengo qui a ringraziare i ragazzi e a dire ora è finito un campionato, ora ce n'è un altro, inizia il campionato, c'è 10 partite, questo campionato va vinto, noi bisogna cercare per vincere questi 10 campionati, perché inizia il campionato e io so un punto più degli altri e c'è 10 partite, e Dio, il nostro obiettivo qual è? Prima era salvarsi e ora vincere questo campionato. Se non ce la faremo, va preso la responsabilità, io per primo, che non ce l'abbiamo fatta. E può darsi sia sbagliato qualcosa. Quindi le responsabilità sono queste. Ma cos'è che ha dato, diciamo, la consapevolezza, come dice lei, di voler fare dire... tu. Diciamo, per farvi dare questa consapevolezza in questo momento? Proprio perché avete raggiunto, cioè vi siete pacificati, avete raggiunto 50 punti, oppure è già da un po' di tempo e questo è il momento buono per Secondo me... La secondo consapevolezza, me, una parola io, Marcello. Ognuno è... ognuno vive per quello che è. Io ho bisogno di venire via a casa avendo uno stimolo importante, avendo un obiettivo da raggiungere, avendo, cioè, ora la missione è una parola grossa perché poi sai, se no si parla di calcio, però diciamo, no, la missione non mi chiama missione, sì, perché è italiana, bravo, e
Nel senso, io non posso venire al campo dicendo ma si è fatto bene, siamo venuti l'anno scorso e si è preso la squadra, si era in difficoltà, si è fatto una finale per andare in Serie A, si è lanciato Sabonara, si è lanciato Decini, comunque vada più avanti, va tutto bene. Sono cose che a me di queste cose non mi emozionano, cioè mi sembra come uno che lavora, cioè un lavoro sicuro che però non ha stimoli per migliorare. Quindi secondo me ci manca quella voglia di fare qualcosa di straordinario, quella cosa che andare in Serie A sarebbe qualcosa di straordinario. E questa mi sembra come quasi un dato scontato. Ecco, forse Marcello, ti chiedo questo, forse questo Empoli è un po' anche prigioniero, tra virgolette, con tutte le virgolette del caso, di quello che è successo negli ultimi 15 anni, in cui comunque i campionati di Serie A ci sono stati, c'è stata una qualificazione alla Coppa UEFA, forse la gente non ha ben capito la straordinarietà di questa squadra, cioè quello che è cambiato nel corso dei anni. Ma questo vedi, questo potrebbe essere una cosa giusta, dice, se a Empoli siamo un po' tutti imborghesiti, perché io posso a Empoli da 15 anni, quindi... veramente, ma non fo per retoria, perché mi sento empolese, se no sembra una voglia fare ruffiano, a me queste cose mi danno fastidio, però ci ho passato 20 anni della mia vita, quindi mi sento veramente, cioè ho vissuto anche col direttore tutto questa, ma non è neanche così, perché se no non poteva succedere che è successo l'anno scorso, perché l'anno scorso noi si è vissuto dei momenti che non sono vissuti neanche con Silvio Battista, forse un Spalletti, il primo Empoli che si vendeva di biglietti in 2 giorni, si è dovuto aprire il settore perché lo stadio era strapieno, la gente ci ha aspettato, una marea di persone. Quindi, secondo me, non si è innescato un meccanismo di emozione, un meccanismo di qualcosa di cercare di fare l'impresa. Ma forse perché le prime, cioè, avete